Per me è più facile dire Don Pino più che Monsignore, perché in ogni caso dobbiamo dire che questa sua presenza oggi nel territorio è una presenza che è stata accolta con molto affetto, e questo gemellaggio vede come punto di collegamento proprio lei. Ma non lo so se sono io il ponte, sicuramente qui ci sono le mie radici e a Matera c'è il mio presente, e quindi per vivere bene il presente devo guardare al passato. Questa è la terra che mi ha generato, qui ci sono i miei affetti, qui c'è la mia storia, qui sono cresciuto, a Matera sto vivendo e diciamo sto portando quello che ho ricevuto, per cui da questo punto di vista possiamo dire sicuramente che sono, diciamo, faccio da ponte. Tra la Madonna greca e la Madonna la Bruna ci sono punti di contatto? Ma sicuramente c'è la grande devozione che accomuna un po' tutte le popolazioni del sud, in modo particolare le due comunità di Matera e quindi anche di Isola di Capo Rizzuto come capocolonna, e d'altronde dovunque c'è il culto di Maria. Teniamo presente una cosa: Matera, già da tempo la città di Matera è stata chiamata la città di Maria, e San Giovanni Paolo II l'ha confermato quando è venuto. Ma non è da meno Isola, non è da meno Crotone, non è da meno qualsiasi altro luogo dove c'è il culto della Madonna. Fede e ragione insieme? Beh, fede e ragione, certo, non possiamo assolutamente dividere le due cose. Già Giovanni Paolo II su questo ci richiamava fortemente, ma è il richiamo della Chiesa. Noi non accettiamo semplicemente le cose così solo perché ci vengono dette. Noi siamo un popolo in cammino, e in quanto popolo in cammino continuamente ci confrontiamo con la parola di Dio, con la storia, con l'uomo d'oggi che chiaramente ha anche una cultura diversa da quella di ieri.